Il 3 aprile 2023 sono andato a cercare uno dei massi più grandi della Svizzera italiana, chiamato Ballon da Toc. Si trova in zona Toc, sopra Loggiano, frazione di Mesocco. È situato poco sopra la stradina che da Loggiano sale a Stabi e Nassel, nel mezzo di un bosco a 915 metri di quota. Ci sono poi ritornato il 5 maggio 2023 con l'amica Lunaria per avere delle riprese video con qualcuno da filmare. Questo imponente masso misura 13 metri e 50 cm di lunghezza, 7 metri e 50 cm di larghezza e ha un'altezza da 5 a 6 metri. Ha incise 50 coppelle e una croce nella parte più a monte. Questo non è un masso erratico, ma un masso che è crollato dalla parete a monte e rotolato fin qui chissà quanto tempo fa. Se guardate la scheda della lista SSD, sarete felici di scoprire che il masso è praticamente sulla strada che sale da Loggiano ed esattamente davanti alla centrale di trasformazione con l'antenna. Ma naturalmente, come per la maggior parte delle schede, anche questa è completamente sbagliata. Infatti, giunto sul posto, non c'era nulla e con logica sono andato a cercare sul versante ripido a monte, probabile luogo dove poteva avvenire un franamento, e l'ho trovato. Si trova a circa 100 metri dalla posizione delle coordinate, immerso nel fitto bosco ed in estate è difficile vederlo, ma quando la natura è a riposo lo si vede già da circa 30 metri. Questo masso è talmente alto che è difficile da scalare per salirci sopra. Solo in un punto c'era un piccolo alberello di larice dove ho potuto far passare una corda e arrampicarmi. Una volta sopra, il masso è stato interamente ricoperto dal muschio e dai licheni, ma la parte delle incisioni non era poi così congia e ho fatto in fretta a pulirlo per bene e a segnare gli incisi. Gli incisi non è che siano speciali, ma è la grandezza del masso che lo rende importante e prezioso come masso cupellare. That you loved me still the same, that you loved.